Sono le 12.40. Torino in battuta, prima in Serie B. Ultima partita di oggi sarà Torino contro Red Bull. Io dico alle 12.40 di oggi che Red Bull o rubano un punto o li battono. Bravo. No, una fase di schizzo di... Perché l'hai fatto il 3 dita in caduta, adesso? Ne ho fatto solo uno la prima. T'è venuta? Sì, vabbè, il disco l'ha preso. Quello è il tuo. Preso il l'ha preso. Preso, forte, preso l'ha preso. Però ci sono state un po' di lamentele generali, allora basta. Ah, vecchio, lì che se si lamentano dopo non ci vieni più a giocare, vecchio. Comunque, rega, possiamo tirarla. Secondo me, vecchio, dobbiamo dirla tutta, quest'anno Milano veramente sembra veramente forte. No, Manny, te lo garantisco, Manny, come si alza il livello, il vento fa sempre da padrone, beh. Sempre. Bravo, Andrea! Ciao!
Vecchio, che pu della Madonna. Va fuori. Vecchio, allora è sclerato di brutto. Dove? Alla partita. No. Cos'è che mi dicevi allora? No, ho fatto ho fatto una bellissima azione di schizofrenia. Siamo saliti dalla meta all'altra meta nell'arco di 4 secondi. Vero? Vabbè, ma quello non è schizofrenia, quella è... Nel senso che praticamente c'era solo io che correvo. Ho dribblato i miei stessi compagni di squadra. Stiamo parlando di Ultimate o... Sì, sì. Quindi dai, se vogliamo lanciare un messaggio promozionale per andare al Miss sul Disc, cosa possiamo dire? Free bar. Tema spazio. Tema spazio. Droni volanti anche di notte. Bello, vecchio... Sto già pensando fighe qualcosa caraibiche sugli UFO. Beh, i droni volanti ci stanno, no? Ma non sì. La possiamo mettere, attacchiamo un drone questa, no? Non va. Io bene. Non ce l'ho, perché adesso per il drone sopra una certa gittata serve la patente. Se il fratello l'ha fatto. Vabbè, dai, invitalo loro, no? Ma non viene. Magari non viene. Viene mentre verrà Biff. No. Quest'anno in teoria noi siamo iscritti. Cos'è che è? Giugno-luglio? Sì, è la settimana dopo i mondiali. Attaccalo! Non so, glielo chiedo Gio Fresna, se vuole che... Cioè, lui cercava giocatori o gliele chiedo? E perché Miss sul Disc, Vez? Perché sul lago si fanno i Miss sul Team. I Miss sul Team sono delle alborelle essiccate e una volta... Vecchio. Mannaggia la puttana, mi sta rovinando. Dai, delle storie essiccate, dici. Sono le alborelle essiccate e messe, vabbè, sotto aceto e sale. Non so, non mi ricordo come cazzo si dice.
Esiste solo la vostra. Non esiste solo la vostra lingua. Ma c'è il free bar o c'è no? C'è anche l'italiano. Oh, ma hanno convinto. Che è più complesso in realtà, sì, dell'inglese. Vecchio, il free bar c'è. Io mi sa che andrò. Per mangiare non c'è ticket. Io mi sa che andrò in un bungalow. Che è un bungalow? No, perché così non monto la tenda, boh, più comodo. Solo è lontano dal. Dipende dove li prendi, se riesci a trovarlo lì di fianco ti va di lusso. Ma... ah, mi sa che sì, abbiamo prenotato a quel campeggio lì vicino. Se è quello lì di fianco ti va di lusso, se non è mi ricordo di storico va bene lo stesso, però. Sì, vabbè, tanto c'ho la macchina. No, ma più che altro per la sera quando fai il party, poi dopo ti devi fare. Sono molesti quelli della polizia, vecchio, lì da voi. Beh, ma lì dopo ti conviene andare a piedi, che cazzo fai in macchina? Sì, infatti. Insomma, altro che molesti, la portano via. Però ho notato. Ho praticamente. Non sono molesti, loro stanno lì e ti aspettano. Sì, sì, però alla fine, per evitare di far sinculare la macchina, se ce l'hai fino a una certa soglia, conviene sempre, se vai via con i tuoi amici, di guidarla, non guidarla tua. Sì, di guidarla. Te guidare, cioè, così almeno la macchina. Non è stata a te. Non te... sì, però questo vale solo fino a una certa gradazione. Ti tirano una randellata che te la ricordi. Tanto la randellata, vecchio, la devi prendere lo stesso e ti beccano. E almeno c'ha la macchina. Capito. Diamo una, così la vendi per pagare. Diamo consigli agli ascoltatori, dai. Sono cioè, almeno qualcun altro. Ma io sinceramente andrei a piedi. Cioè, se siete tutti breschi completamente fatti marci. A piedi. Piedi, autobus e taxi se potete. Se non potete. Se proprio te la senti, te la fai a nuoto. Il lago. Comunque rega, vabbè, sempre scegliere quello con il tasso alcolemico più basso e metterlo alla guida. E metterlo alla guida, consigli non è, se non è la sua macchina, quello soprattutto. Altrimenti, vecchio, sequestro anche della macchina oltre che della patente. Poi oggi, vecchio, ci sono anche i tamponi, quindi fumare anche quello 2 ore, poi ti beccano. Ah, alle 7 del mattino che stai venendo a giocare la terza tappa dei campionati italiani, volendo, però se non potresti fumare. Poi dopo ovviamente. Comunque vecchio, cioè ti dico. Ovviamente non è la scelta migliore. Però di sicuro non ti blindano. È la scelta riduzione del danno, è sempre lì il problema. Ma te conosci qualcuno che gli hanno ritirato la patente, i tuoi amici? Per la brasa? Per vari motivi. Per l'alcol, aiosa. Sì, per la brasa nessuno. Per la brasa... sono ancora pochi quelli che vengono. In realtà, più che per la brasa, conosco delle tipe che hanno portato via la patente per utilizzo di altre sostanze. Sostanze un po' più pesanti. E poi dopo da lì... ma erano sotto effetto o li hanno trovati in macchina? No, erano sotto effetto. Ah, nella base militare va poi a finire anche nel mercato, non credo, dai. No, non dico questo, dico che però tu per poter produrre, tu per vendere alle case farmaceutiche o sei un qualcuno. No, no, io non venderei, voglio... io non venderei alle case farmaceutiche. Vabbè, venderei... loro hanno legalizzato il fatto di poter produrre per le case farmaceutiche, non di poter produrre perché tu ti devi curare a casa tua per i cazzi tuoi, eh. Attenzione, è diverso. Ma va, ma no, vuoi me... coltivare la ganja? No, guarda che ci sono. Vive... allora, io ho letto in Spagna, io ho letto in online o le Canarie te la coltivi e io ho letto online che ci sono vuoi. Almeno 2 medici della terapia del dolore che la possono prescrivere. Non so in che forma la prescrivono, ma prima che aprissero queste 2 basi praticamente la prendevano sempre dall'Olanda e prendevano diversi prodotti, prendevano anche i cioccolatini, prendevano l'olio, quelle storie lì che alcuni hanno anche grosse concentrazioni. Però in Italia che proprio lo prescrivono sarebbero solo in 2 al momento. Porto sì. Tipo però c'era chi lo faceva anche. Sai già, anche prima del decreto. Il ridicolo di tutto ciò è che no, ci veloce, pensi, cioè. Dici, ma che cazzo mi significa? Operativamente funziona. Ridicolo. Ma no, ma vedi, ormai, cioè, secondo me tutti gli stati dovrebbero fare un po' come la Spagna. Fai cazzo di club. Ah, verso la Spagna spacca, e facessero quel cazzo che vogliono, cioè ti danno la libertà di dire ti vuoi ammazzare di cannone. Ma ammazzati di cannone e non rompermi il cazzo. Chiaro, se ti becco alla guida che ti fumo i cannoni ti farà cazzo. Basta.
Cioè, è chiaro, no? E quindi... Però c'è da dire una cosa, che... Colorado, vecchio, l'incidenza degli incidenti stradali è calata, eh? È sempre, è vietato, hanno fatto anche, hanno speso 8 milioni sì, di dollari. Sì, c'è da dire una cosa. Di se campagna. Tu, se tu dici, ah, potete guidare mentre vi fumate un cannone, la cosa diventa pericolosa, perché sì, poi sì, il neopatentato, no, no, minchia, si fracassa di cannone, alcol. Già gli Zir in Italia non è che sono dei geni. Poi gli devi dare pure le robe con le percentuali, le cose, bah, è finito, bah, va tutto a puttane, va. Però ho sentito anche dei rega che sono stati fermati e avevano 0,52 e lì sono stati graziati, dai. Quindi anche i sbirri. 0,52 di alcol, vabbè, ma sì. 0,52 va bene, dai, poi lo vedi, cioè. Magari fai un'altra prova, ti mangi un pezzo di pane. Cioè 0,5 alla prima prova, quello ti dice, vabbè, vuoi aspettare, vuoi fare la seconda? Invece, vecchio, sai cosa succede? Magari scende. Per quelli che devono andare magari a pisciare. Sale, eh. Per quelli che devono andare a pisciare, quelli vecchio. Quelli lo fanno per vedere se hai appena bevuto o se hai bevuto prima. Per quello che ti fanno la seconda o magari anche la terza prova. Nel caso che te nella seconda e nella terza prova risulti minore, vuol dire che magari hai bevuto all'inizio serata. Comunque, se vecchio, vuol dire che magari hai bevuto prima di uscire. Ho letto i rimedi d'emergenza per quelli che devono andare a pisciare, ves, e vendono il pene finto, vecchio. Già, vecchio, con l'urina riscaldata dentro, pulita, vabbè, del tuo amico, ves. Quindi se sei proprio in trouble, ves, vai con quello. Sì, vabbè, ho capito. Ciao. Vinci per noi, Mario. Thank you.